Terminata adesso la videoconferenza con le parti sociali e le categorie economiche, un incontro richiesto dai sindacati proprio per parlare del tema della salute dei dipendenti nelle aziende che oggi continuano ad operare nel nostro territorio. Devo dire che da parte di tutti, sia da parte delle parti sociali che delle categorie economiche, c'è una comunione di intenti nel voler assolutamente tutelare chi oggi lavora nelle aziende ancora aperte. E c'è anche una condivisione nel dire che se si riesce a garantire la sicurezza del posto di lavoro a chi ci va ogni giorno, bene, altrimenti bisogna arrivare a misure drastiche. A Roma ci sono incontri simili e quindi dovremo capire quali sono gli esiti di questi incontri. Serve ovviamente una decisione in merito da parte del governo. Noi faremo una sintesi aggiornando la riunione con i vari attori di questo tema, faremo una sintesi e poi il presidente Zaia farà presente tutte le richieste, i dubbi e le legittime aspettative delle varie categorie al governo.